Il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ha aperto i lavori dell'Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana d'Assisi e ha parlato di pace in Terra Santa. Parte la campagna di comunicazione per il sostegno ai sacerdoti. Per la Conferenza Episcopale Italiana è un modo per fare sensibilizzazione sul valore della donazione. Non chiamatelo ragazzino è il libro sul giudice beato Rosario Livatino scritto da Marco Pappalardo, presentato al Festival della Legalità in corso ad Andria. Si avvicina il Natale e si pensa già ai regali. L'idea innovativa viene da Cerignola, dove la cooperativa sociale Alter Eco propone di regalare legalità. La vicenda della piccola Indy Gregory ha riproposto il dibattito sul rapporto tra cura e accanimento terapeutico. Ne parliamo con l'antropologo Felice Di Lernia. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. La pace è il destino, non la guerra o l'ingiustizia. Lo ha detto il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, nell'introduzione ai lavori dell'Assemblea straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana in corso ad Assisi. Zuppi ha anche parlato del protocollo siglato da Italia e Albania sulla gestione dei migranti, chiedendo all'Europa di non lasciare sola l'Italia. L'esternalizzazione nella gestione dei migranti, la preoccupazione per lo stato di salute della casa comune e il terrore che ci si possa abituare alle guerre. Nell'introduzione ai lavori della 78esima Assemblea Generale Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana in corso ad Assisi, il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, ha scelto di guardare all'attualità per ripetere che i conflitti in corso, dall'Ucraina all'Africa, possono diventare un'unica guerra. Zuppi ha chiesto ai responsabili politici di scegliere strumenti condivisi e sovranazionale di composizione dei conflitti, perché la pace è il destino, non la guerra o l'ingiustizia. L'alternativa alla guerra, ha detto, è riprendere a trattare con buona volontà e rispetto dei vicendevoli diritti. Il conflitto in Medio Oriente impensierisce il presidente della CEI, che teme l'antisemitismo. Sappiano i nostri fratelli ebrei italiani che la Chiesa non solo è loro vicina, ma che considera ogni attacco un'espressione blasfema di odio. Le parole di Zuppi, convinto che il conflitto mediorientale abbia riportato in primo piano il ruolo cruciale del Mediterraneo, e per questo bisogna continuare a incoraggiare strategie di accoglienza che rispettino la persona umana. Il presidente della CEI ammette di non avere ancora tutti gli elementi per comprendere come sarà realizzata la creazione dei centri in Albania per i richiedenti asilo, ma auspica che i loro diritti umani siano rispettati. Per Zuppi l'esternalizzazione non può essere la soluzione, è necessaria un'Europa unita e solidale che non lasci l'Italia da sola, ha continuato, senza dimenticare le questioni ambientali e l'appuntamento con la COP28 a Dubai, che può rappresentare un punto di svolta fondamentale. In gioco, ha sottolineato, è il futuro dei nostri figli e dei nostri territori. Infine uno sguardo sull'Italia, che in un momento così delicato economicamente e socialmente sta discutendo la riforma costituzionale. Per Zuppi è indispensabile creare un clima costituente capace di coinvolgere quanto più possibile le varie componenti, non solo politiche ma anche culturali e sociali. Siamo ancora lontani da questo, ha fatto notare, e non posso che ripetere l'invito perché la Costituzione sia di tutti e sia sentita da tutti. Papa Francesco continua ad esortare la pace e il dialogo, guardando soprattutto alla tragedia in corso in Terra Santa. E in particolare il suo invito è di prestare attenzione ai bambini. Se ne parlerà nel corso del racconto del mercoledì, il programma settimanale di Telepace Roma, è trasmesso da Teledeon in onda domani dalle 8.45 alle 10, per accompagnare gli spettatori all'udienza generale. Ad animare il confronto saranno Luca Collodi, giornalista di Radio Vaticana, e Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia. Parte la campagna di comunicazione per il sostegno ai sacerdoti. Per la CEI è un modo per fare sensibilizzazione sul valore della donazione. Ascoltiamo.
Uniti nel dono è il messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana per le offerte destinate al sostentamento dei sacerdoti. L'obiettivo è sensibilizzare sulla corresponsabilità economica e sul valore della donazione a favore di tanti di loro che ogni giorno offrono il tempo, sono accanto ai più fragili, sono in prima linea per dare risposte a chi è in difficoltà, incoraggiano percorsi di ripresa affidandosi al la generosità dei fedeli per essere liberi di servire tutti. La campagna si snoda tra spot TV, radio, web, social e racconta la missione dei sacerdoti, ripresi nella loro quotidianità all'interno delle comunità, nei luoghi in cui tutti possono sentirsi a casa. Come si legge in una nota, in molte parrocchie l'obolo domenicale non basta a garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno, da qui l'importanza di un sistema che permette a ogni persona di contribuire secondo un principio di corresponsabilità al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani. Diverse da tutte le altre forme di contributo a favore della Chiesa Cattolica, le offerte per i sacerdoti sono espressamente destinate al loro sostentamento. Tra gli altri figurano anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei paesi più poveri del mondo e 2500 ormai anziani o malati dopo una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo. L'importo complessivo delle offerte nel 2022 si è attestato appena sopra gli 8,4 milioni di euro, in linea con il 2021. È una cifra ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo, che ammonta a 514,7 milioni di euro lordi, necessario a garantire a tutti i sacerdoti una remunerazione pari a circa 1000 euro mensili per 12 mesi. Si è svolto a Barletta un incontro ospitato nell'auditorium della Chiesa dello Spirito Santo che ha permesso un confronto tra cittadini e istituzioni. L'iniziativa è stata denominata Sentieri di Comunità. Il servizio di Alba Di Palo. Un quartiere che vuol far sentire la sua voce, che vuole affrontare a viso aperto le difficoltà con cui ogni giorno convive e che ha scelto l'auditorium della parrocchia dedicata allo Spirito Santo per incontrare chi è responsabile, per ruolo o divisa, della sicurezza. Chi risiede nelle strade del rione Sette Frati, San Giacomo, a Barletta, sa bene che quelle vie col calare della sera diventano un po' più pericolose. Lo spaccio e la povertà sono le piaghe di una zona che sta piano piano invecchiando, a fare da contraltare la folta presenza di stranieri, persone però che non sempre si sentono o si sono sentite accolte, e poi i più giovani allo sbando, autori di violenze o vittime di sopraffazione. Problematiche che sono state discusse con il sindaco di Barletta e con i rappresentanti delle forze dell'ordine. A loro la richiesta di curare, di prendersi cura del cittadino, le parole di Don Filippo, che ha voluto l'incontro chiamato Sentieri di Comunità per un motivo preciso. Abbiamo sentito l'esigenza di aprire con il quartiere un tavolo di incontro, di dialogo, per non cadere nella rassegnazione di quelle che sono le problematiche inerenti al luogo dove viviamo, e quindi piuttosto che rassegnarsi, chiudersi, farsi prendere dalla paura, è meglio il dialogo. Le risposte che la comunità vuole devono essere chiare e non sporadiche, perché utili a dare una precisa svolta. Vorremmo che, così come il turista che arriva rimane incantato dalle bellezze della città, altrettanto dare dignità o più dignità a questi luoghi nei quali viviamo. Le problematiche del quartiere sono note a chi guida la città, che ha apprezzato l'iniziativa. È un'opportunità che l'amministrazione comunale ha per prendere degli impegni, per conoscere ulteriormente le problematiche del quartiere. Per il Festival della Legalità in corso ad Andria, un approfondimento sul giudice Rosario Livatino, le cui reliquie sono giunte in città domenica 12 novembre. Non chiamatelo ragazzino è il libro scritto da Marco Pappalardo che racconta la sua storia. Marilena Pastore.
Il beato Rosario Angelo Olivatino, a cui è dedicata la terza edizione del Festival della Legalità in Corso d'Andria, è stato da sempre identificato come il giudice ragazzino, perché a soli 27 anni era già sostituto procuratore della Repubblica ad Agrigento. Tuttavia l'impegno, i sogni, il coraggio, la fede e lo stile di vita scelto fanno di Rosario un giovane giudice siciliano ucciso dalla mafia, martire della fede, ma tutt'altro che ragazzino. Marco Pappalardo, docente, scrittore e giornalista di Catania, nel suo ultimo lavoro racconta di lui e per lui la sua città, alcuni oggetti personali, i luoghi di studio e di lavoro, i simboli della fede e della giustizia e alcuni testimoni. Convinto che si può vivere fin da ragazzo un'esistenza piena, ricca di speranza e interesse per il bene comune, Marco Pappalardo ha incontrato nella biblioteca comunale le scuole secondarie di primo grado della città per far conoscere loro la figura e la testimonianza di Rosario Olivatino, modello oggi di una vita semplice ma intensa, di una dedizione al lavoro vissuto in modo coerente, di una fede profonda e concreta e di un saldo senso civico e del dovere, anche nella lotta quotidiana contro poteri forti come la mafia. Noi siamo dinanzi a un magistrato che è morto giovane a causa della mafia, ma che è sempre giovane dopo più di 30 anni da questo omicidio, perché dice qualcosa ai nostri ragazzi e alle nostre nuove generazioni. Se dopo tanti anni siamo qui a ricordarlo, a parlarne, vuol dire che la sua storia, il suo impegno, nonostante la giovane età, meno di 40 anni quando è stato ucciso dalla mafia, ha segnato il passo nel cambiamento della lotta alla mafia e soprattutto per uno sguardo nuovo sulla giustizia. Rosario Olivatino, definito giudice ragazzino, non lo era per niente, tant'è vero che la mafia, la Stibbe in particolare, ha avuto paura di lui e lo ha ucciso, ma non ha estirpato assolutamente quello che era il cuore del suo lavoro, perché altri lo hanno continuato e oggi il suo impegno cammina sulle gambe di tanti altri. Regalare legalità a Natale si può grazie ai prodotti della cooperativa sociale Altereco di Cerignola in provincia di Foggia, nata in un bene confiscato alla mafia. Sentiamo. Un pacco che non è un semplice dono natalizio, ma uno scrigno custode di legalità, onestà e giustizia, perché confetture, pasta e vino sono prodotti qui, su terreni in cui per anni è germogliata la mafia e adesso invece fiorisce il futuro. A Cerignola nel Foggiano, terra contrassegnata come mafiosa da inchieste e report investigativi, c'è la speranza racchiusa in scatole che donate per Natale assumono un valore nuovo, quello del sapore di vite che con il lavoro riconquistano la libertà. Dietro questi prodotti ci sono tanti ragazzi, ci sono tante persone che hanno attraversato questi terreni, hanno calpestato questa terra, non solo Terra Out ma anche il bene confiscato Michele Cianci, vengono a scontare dei reati, spesso sono persone appunto che sono in conflitto con la giustizia e che appunto i magistrati gli permettono di convertire quel reato in questo tipo di attività, che per noi è uno strumento bellissimo, è uno strumento che ci permette di compiere proprio il nostro lavoro e chiude quel cerchio che la legge 109 del 96 sul riuso sociale dei beni confiscati vuole, cioè la restituzione dei beni confiscati alla collettività. I prodotti portano nomi legati a passaggi anche storici, come la linea 109-96, che ricorda la legge sul riuso sociale dei beni confiscati. Qui da 12 anni si racconta di diritti e di doveri, prima sfregiati dai boss locali e poi recuperati e ora coccolati. Pomodori, uva e grano si affermano per qualità e per etica. Raccontano la storia di una cooperativa, quella della cooperativa sociale Altereco di Cerignola, che da 12 anni si occupa di agricoltura sociale, si occupa di giustizia riparativa e negli anni questo concetto poi è diventato agricoltura riparativa, che ripara non solo diciamo, le persone che vengono qui a scontare dei reati, ma anche a noi. Ci ha insegnato in questi anni a riscoprire la nostra terra, i frutti di questa terra, che noi abbiamo trasformato in questi prodotti. Il costo dei pacchi varia da 20 a 35 euro e acquistarli è semplice. Si trovano un po' in giro, ma ci possono raggiungere attraverso, diciamo, i canali social, attraverso l'email, canali WhatsApp, farci l'ordine, spediamo dappertutto, anche fuori dall'Italia, è molto semplice, in 48 ore arrivano davvero dappertutto, quindi non ci sono confini e non ci sono più scuse. Adesso possiamo regalare questi doni che a loro volta restituiscono la dignità a chi li ha prodotti.
Un prelievo di sangue per calcolare il rischio di sviluppare il tumore al fegato. È l'importante conclusione di uno studio condotto dall'Istituto De Bellis di Castellana Grotte, che ha coinvolto 545 pazienti con cirrosi epatica. Sentiamo. Un piccolo prelievo di sangue per calcolare il rischio di sviluppare il tumore al fegato 10 anni prima della sua comparsa. E questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dell'Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte dopo aver calcolato il punteggio GALAD attraverso un algoritmo basato sulla misurazione di alcuni biomarcatori presenti nel sangue. Lo studio, che ha coinvolto 545 pazienti con cirrosi epatica, è stato condotto in collaborazione con l'Università di Modena. La diagnosi precoce è fondamentale per garantire al paziente la terapia migliore, come spiega il professor Gianluigi Giannelli, direttore scientifico dell'Istituto De Bellis. Il 90% dei pazienti che sviluppano tumori al fegato sono soggetti che di per sé già soffrono di una malattia epatica cronica, in particolare di cirrosi epatica. Questi soggetti, secondo le linee guida internazionali, sono sottoposti a dei programmi di sorveglianza, appunto per cogliere l'inizio della malattia quanto prima possibile. Abbiamo visto che combinando un insieme di parametri secondo un algoritmo che è stato pubblicato recentemente nelle letterature internazionali, in cui sono previsti 3 biomarcatori più l'età del paziente, il sesso del paziente, si riesce a studiare, a predire l'insorgenza della malattia. Nel nostro caso, in uno studio longitudinale, ha messo in evidenza che con quasi 10 anni di anticipo si riesce a individuare quei soggetti che hanno un rischio maggiore di sviluppare tumore al fegato. E quindi questo aggiunge un'arma veramente di grande valore sia per il clinico e naturalmente per il paziente, perché lo può portare più facilmente, più frequentemente a cogliere la malattia in uno stato iniziale, quindi a poter essere avviato ad una terapia più radicale e quindi più curativa. La piattaforma tecnologica utilizzata per il dosaggio dei biomarcatori GALAD è unica al sud e in Italia è in possesso solo della ASL di Novara in Piemonte. È stata acquistata dal De Bellis da circa un anno grazie alla raccolta delle donazioni spontanee attraverso il 5 per 1000 destinato alla ricerca, un aspetto da non sottovalutare. È positiva la stagione del raccolto di tartufi in Puglia. È quanto rivela Coldiretti regionale, che segnala 7 aree vocate pugliesi dalla Daunia al Salento. Ascoltiamo. Dai Monti Dauni e Gargano alle zone Murge nord-ovest e sud-est fino alla Valle d'Itria, Arco Ionico e Salento. Sono queste le 7 aree evocate per il raccolto dei tartufi in Puglia, che sta vivendo una stagione molto positiva. E quanto rivela Coldiretti Puglia, la profumazione intensa e una consistenza carnosa sono le caratteristiche del tartufo, un fungo che, spiega l'Associazione Agricola Pugliese, vive sottoterra ed è costituito in alta percentuale da acqua e da sali minerali assorbiti dal terreno tramite le radici dell'albero con cui vive in simbiosi. Può nascere e crescere vicino alle radici di alberi come il pino, il leccio e la quercia, da cui assorbe le loro peculiarità. La forma invece dipende dal tipo di terreno. Se è soffice, il tartufo si presenterà più liscio, mentre se è compatto diventerà nodoso e bitorzoluto per la difficoltà di farsi spazio. In Puglia attualmente si registrano prezzi molto convenienti rispetto alla media nazionale. La quotazione al chilogrammo per il tartufo nero ammonta a 500 euro, invece quella per il bianco può arrivare fino ai 3.000 euro. Mentre il clima e l'abbassamento delle temperature assicurano una qualità davvero alta e una buona raccolta per il tuber magnatum pico, che si sviluppa in terreni freschi e umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione. La ricerca dei tartufi svolge sia una funzione turistica con effetti positivi sui flussi dei turisti in occasione di eventi organizzati a tema, sia una funzione economica perché rappresenta un sostegno per le aree interne boschive e una importante integrazione di reddito per le comunità locali.
La vicenda della piccola Indy Gregory ha commosso il mondo, ma ha posto anche una serie di domande etiche sul rapporto tra potere e diritto alla vita, tra cura ed accanimento terapeutico. L'occasione per affrontare questi temi è stata offerta dall'Alexio Magistralis, dove c'è cura, c'è potere, in occasione della pubblicazione dell'ultimo libro Dominio e potere nelle pratiche di cura dell'antropologo Felice Di Lernia, presentato alle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. E questo è un tema veramente molto complesso, prima ancora che delicato, perché in realtà è delicato per chi lo vive come tale, ma per definizione è un tema molto complesso perché attiene alla disquisizione su dove si attesti il potere decisionale. E nel caso di una bambina la cosa è ancora più complessa perché non è titolare di una propria soggettività giuridica. E quindi verrebbe da pensare che debbano essere i genitori a decidere cosa si debba fare o non fare. E invece purtroppo, dico purtroppo, stranamente non è così. Nel mondo occidentale, diciamo nel mondo dell'industria della salute, i medici hanno un potere che può superare anche quello dei genitori e anche la magistratura, insomma, si ritaglia uno spazio di potere dentro questa situazione. Nel caso specifico è difficile, come dire, dire la propria. Qual è la considerazione che possiamo fare? La considerazione è che fino a quando non si sostanzia un vero e proprio accanimento terapeutico con una, come dire, con un danno alla qualità della vita, della sussistenza della bambina, è giusto continuare a insistere. Laddove però questo, diciamo, il gioco non vale la candela, i danni derivanti dal tentativo di cura superano le aspettative anche più, come dire, ottimistiche di salute, di guarigione, è giusto interrompere. Il problema però è chi decide quando si raggiunge questo limite. In migliaia nel centro storico di Molfetta per la festa d'autunno tra musica, animazione e degustazioni di piatti tipici molfettesi. Grande successo per la prima edizione della Festa d'Autunno San Martino Frittelle e Vino. L'evento enogastronomico itinerante organizzato dall'associazione Austin Old Town. Stand di degustazioni di vino e prodotti tipici locali, le caldarroste cotte servite al momento, la musica popolare e l'animazione a cura dell'associazione Fabula Nova hanno accolto migliaia di visitatori per riscoprire la bellezza delle antiche mura della città. Abbiamo organizzato la festa d'autunno, la prima edizione di San Martino Frittelle e Vino, perché volevamo omaggiare la tradizione enogastronomica della nostra città con le frittelle, ma non soltanto per i nostri turisti presenti anche in questo momento storico e anche in questo momento della stagione che ormai, diciamo, è sul finire, per offrire anche alla popolazione del posto l'accoglienza che normalmente noi diamo ai turisti. L'evento è stato patrocinato dal comune di Molfetta. E siamo contenti di aver ravvivato le strade del centro storico cittadino, tanta gente qui è venuta da Molfetta, tanti molfettesi ma anche tanti forestieri, tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di allegria, tanta voglia di vivere insieme quello che verrà anche fra un po', il grande Natale, quindi vi do appuntamento a Natale per altre iniziative e sempre viva Molfetta! E con quest'ultima notizia si chiude la prima edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon proseguimento di giornata.